Buongiorno a tutti, siamo qui alla edizione 2019 della Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona. Questo è il terzo workshop della serie di 11 che stiamo organizzando, che stiamo concretizzando. Saluto ovviamente voi che siete qui fisicamente presenti, ma anche chi in questo momento è connesso tramite Facebook e quindi ci sta vedendo da casa o dalla macchina, insomma, e quindi attraverso la rete. Quindi saluto anche voi, che è come se stasse qui con noi. Allora, questo workshop è intitolato "Fino a che punto si può guadagnare con il latte?". Abbiamo come relatori Arrigo Milanesi, che è un agronomo titolare della Farm Consulting di Cremona, e Luca Santuari, che è il direttore di COSAPAM. Voi vi chiederete cosa c'entra COSAPAM, ma poi ce lo spiegherà Santuari, ma c'entra perché comunque la genetica è importante. È un workshop molto importante perché è molto delicato. Vi faccio un po' di introduzione. Io, come vedete bene, non sono più un giovane ragazzo e mi ricordo che circa 30 anni fa, in questa fiera, fu organizzato un convegno, o meglio, una tavola rotonda dallo stesso quasi titolo, 30 anni fa, organizzata molto bene dall'allora rivista Professione Allevatore, che c'è anche adesso, però era una proprietà differente rispetto all'attuale. Questo workshop c'erano allevatori e tecnici del settore e si discuteva proprio del conto economico, ma il tema era quanto costa produrre un litro di latte. Invitammo all'epoca questi allevatori, erano tutte aziende abbastanza in vista, a portare i loro conti economici o i loro bilanci. Seppur nelle intenzioni degli organizzatori, io ero presente, diciamo, come tecnico del settore, seppur le intenzioni erano importanti, questo workshop fu un fallimento perché non si riusciva a capire, perché ognuno attribuiva ai vari centri di costo, ad esempio, dei valori completamente diversi. Per cui alla fine della fiera veniva fuori, pur lavorando in aree omogenee, perché erano ovviamente allevamenti quasi tutti della Lombardia, quindi piuttosto simili l'una dall'altro, dei valori assolutamente non confrontabili l'uno con l'altro. Perché c'era, per esempio, chi attribuiva il costo dei foraggi al costo di produzione, c'è chi li metteva al valore di mercato, chi utilizzava dei costi mediati, chi non metteva nel conto economico, che so, gli ammortamenti, gli oneri finanziari. Quindi alla fine di questo bel workshop rimanemmo nel dire: sono passati molti anni, sono passati 30 anni e magari a una domanda che potrebbe essere importante per tutti, no? Anche per instaurare con le parti, qui abbiamo ospite il dottore Alberto Dall'Asta, insomma, direttore di Lactalis, però anche per trasformare la trattativa del prezzo del latte in una maniera forse più matura, no? Partiamo dal comprendere esattamente il costo di produzione del latte per aree omogenee. Si fa fatica se non sappiamo esattamente qual è il costo di produzione, perché sapere il costo di produzione non è che rende più complessa, questa è la mia opinione, o più semplice la trattativa del prezzo del latte piuttosto che la programmazione degli investimenti, da quella consapevolezza che permette di affrontare le cose come tutte le altre imprese del settore, investimenti, indebitamenti, eccetera. Per cui ci saranno la relazione di Arrigo Milanesi, delle informazioni che ci darà Luca Santuari importanti da questo punto di vista. Come tutti i workshop, lo premetto, di Ruminanzia, non sarà una lezione di Milanesi che noi ascolteremo per quest'ora, ma sarà una delle informazioni, siamo in fiera, non possiamo fare un convegno, darà delle informazioni sul quale mi auguro che si possa attivare una discussione, non delle domande da parte vostra, degli veri e propri interventi, perché è un tema importante che non potremo esaurire adesso, ma che mi auguro arriverà a un punto a dire alla risposta: produrre nel mese di novembre 2019 il prezzo del latte in Italia per aree omogenee, quindi intendo
pianura padana, aree montane, Emilia Romagna, centro Italia e sud Italia è questo. Cioè ci sarà una media del prezzo, una deviazione standard, in modo che uno abbia la consapevolezza di come si muovono nelle aziende agricole italiane sia i centri di ricavo che i centri di costo, per fare tutte le riflessioni che servono, altrimenti non ne saltiamo fuori. Bene, io darei il microfono, lo avete, ringrazio ovviamente gli ospiti e darei la parola ad Arrigo Milanesi in modo tale da sentire un po' le sue riflessioni. Buongiorno a tutti. Dunque, siamo in una fiera attorno a questo mondo delle vacche da latte si muove tanto. Fuori discussione che tutto quello che si muove, anche un po' di show che vediamo oggi, ha comunque, o prima o dopo, l'obiettivo di fare business. Per cui vediamo questo tipo di argomento dal punto di vista di una singola azienda agricola. Cioè, quali sono i ragionamenti, non tanto di settore, perché diciamo è abbastanza complesso occuparsi di un macro sistema, ma semplicemente quello che uno dal suo punto di vista a casa sua, in quanto titolare della sua impresa agricola, quali sono i ragionamenti e quali sono le opportunità e le scelte che può fare. Per cui il punto di vista da cui guardiamo questo argomento non è un macro sistema, ma è io a casa mia. Quando sono là a casa mia, non quando sono qua vestito bene e faccio tanti ragionamenti, ma a casa mia, che faccio? Fuori discussione che il punto è guadagnare. Sembra una ovvietà, è ovvio, ma se ci pensiamo bene non è così ovvio. Non tutti hanno chiaro nella pratica, nei comportamenti, non nelle parole, nei comportamenti, cosa significhi guadagnare e cosa si può fare per guadagnare. Dico questo perché spesso c'è un discreto livello di incoerenza nelle scelte che si fanno a livello aziendale. Dunque, anzitutto il ragionamento da fare è: oggi credo che se io mi metto a stimare, fate 100 le aziende zootecniche, quante di queste 100 dispongono di un conto economico? Credo che se voglio proprio essere Babbo Natale dico 10, ma credo, sto esagerando, per cui credo di poter dire, non ho dei dati, ma credo di poter dire, guardandomi in giro, frequentando le aziende, parlando con un po' di gente, che è rarissimo che un'azienda abbia il conto economico. Per cui mettiamo che siano 10. Di queste 10, quante usano il conto economico nelle scelte di gestione? Io penso che ancora una volta, volendo essere magnanimi, dico 5. Questa cosa fa riferimento al fatto, chiaramente, che non esiste un obbligo di legge per tenere il conto economico e il bilancio. Ma non esiste neanche la cultura di disporre di un conto economico e di usare un conto economico nelle scelte e di farsi guidare dal conto economico nelle scelte di gestione. Per cui se uno deve decidere cambio il carro o non lo cambio, non fa. Cioè fa dei ragionamenti un po' così, non un po' come vengono. Metto il robot o faccio la sala? Diciamo la guarda un po' di traverso e dice: la sala è meglio, ma il suo vicino nelle stesse condizioni magari mette il robot e tutti e due sono persuasi che hanno ragione. Per cui non esiste molto spesso un fondamento economico alle scelte di gestione aziendale. Per cui dal mio punto di vista invece il conto economico non è
un documento da prendere e da mettere nel cassetto. Il conto economico è un documento da utilizzare, da scriverci sopra, da stracciare, da... mentre invece nella maggior parte dei casi chi ce l'ha, perché glielo fa il commercialista o chi per lui, lo prende, lo guarda un po' e poi dice, ah, vabbè, lo mette nel cassetto e va avanti a fare il suo lavoro. Per cui il conto economico non intercetta la sua gestione. Invece, secondo me, il conto economico è un documento vivo e vitale. È quello che alla fine del periodo, che sia un trimestre, un semestre, i 9 mesi, i 12 mesi, riassume e indicizza l'attività svolta, ma è anche la partenza per il giorno dopo. E cioè, dunque, adesso che ho questi numeri, come mi guidano questi numeri nelle mie scelte di gestione? In ogni azienda di qualsiasi settore, per cui non soltanto del settore zootecnico, il futuro si progetta con davanti il conto economico. Se non hai un conto economico non progetti niente. Vai avanti secondo quello che la tua sensibilità o la tua esperienza storica ti dice, ma non hai degli elementi che documentano se le scelte che hai fatto vanno nella direzione che tu auspichi. Se ti manca è come andare alla cieca e nel mondo economico, non esiste. Pochi giorni fa il titolare di un'azienda mi ha riferito questa discussione con il fratello. Questa persona dice al fratello, l'anno prossimo dobbiamo cominciare a mettere il conto economico e, diciamo, gli ha dato la struttura che noi utilizziamo. Il fratello gli ha detto, ma quella roba lì è un approccio di tipo industriale. E questo gli ha detto, non va bene. E il fratello un po' più titubante gli ha detto, ma quelli là vogliono guadagnare, eh. Capite il ragionamento? Cioè, come per dire, perché noi no? Noi invece facciamo questo mestiere per che motivo? Per far girare del latte, per consegnare del latte, per far nascere dei vitelli, per buttare via del liquame, per far crescere del mais, perché a noi ci piace invece? Fatto salvo che ci piace anche, ma lo facciamo per guadagnare. Che facciamo? Devo adesso mettere, mi dai una mano, devo mettere il conto economico. Bene, in questo lasso di tempo ho pregato appunto Arrigo Milanesi, perché la sensibilità, io sto vedendo in questi anni, c'è, però quello che sorprende, secondo me, che ho scritto anche in un editoriale di Ruminanzia, in genere chi fa qualsiasi attività c'è l'abitudine di consultare, quando vengono pubblicati, i conti economici delle industrie o delle aziende, no? Anche per avere un parametro. Cioè, se noi facessimo una domanda, qual è l'utile d'esercizio di Nalca? Lo vediamo, lo sappiamo, non lo dico perché non è corretto questo, no? Oppure, quanto è stata la semestrale di Gran Latte e qual è stato l'utile netto, perché sono dati pubblici, in modo tale che uno con queste informazioni magari, che ne so, non si aspetta di guadagnare chissà quale cifra se la normalità è, che ne so, l'8% di utile d'esercizio o il 5%, perché a volte si può avere, io sono un veterinario quindi non è la mia attività, però mi piace guardare i conti economici, mi hanno insegnato, diciamo, a capire, no? Cioè, probabilmente, che so, KTM Industry, Simone, si è appassionato di motociclette, ha un utile d'esercizio del tot per cento. Io Honda non mi vado a confrontare con la Samsung, mi confronterò con KTM Industry. Cioè, se KTM ha fatto il 9% di utile d'esercizio, io ne ho fatto il 12%, gli azionisti mi diranno bravo. Se ho fatto il 3%, no.
Questa parte, secondo me, è la cultura del conto economico, cioè sapere qual è l'aspettativa di guadagno, di utile netto, nelle attività, come penso voi COSAPAM, vi confronterete, che ne so, col bilancio della Semex, piuttosto che insieme, per capire se la sua attività di direttore generale è corretta o se deve essere licenziato. Adesso sto scherzando, chiaramente. Se no c'è il rischio, io noto a volte, delle aspettative eccessive. E alla domanda qual è l'attesa di margine di utile netto di un allevamento di bovine da latte? Il 5? Il 10? Il 20? Il 30? No, Simone, io parlo con lui perché è un novizio che sta entrando in questo, ahimè, settore. Questo è fondamentale. Io è questo che ho chiesto ad Arrigo Milanesi. Vedete bene? Si vede? Questa è la struttura di un conto economico. Non badate troppo ai numeri, è soltanto per rendere l'idea. Allora, sostanzialmente, un conto economico è fatto con una strutturazione a centri di ricavo e a centri di costo, con un'incidenza per ognuno euro litro latte e euro per capomunto. Questo intanto riguarda il ramo d'azienda stalla, suddiviso dalla campagna, come se la stalla acquistasse tutto dal mercato, al prezzo di mercato, per cui sono resi indipendenti i rami d'azienda. Allora, la domanda è: fino a che punto si può guadagnare con le vacche? Alessandro stava dicendo adesso che uno può avere delle aspettative e ognuno ha le aspettative che vuole. Però occorre confrontarsi con dei numeri di settore, perché è molto probabile che se io compro e vendo del ferro avrò una marginalità unitaria diversa rispetto al produrre e vendere delle molecole di farmaci. Perché è normale, c'è più valore aggiunto in un settore piuttosto che in un altro. Per cui, se noi vogliamo dire cosa stiamo producendo in termini di valore aggiunto, dobbiamo avere dei dati di confronto di settore. Non possiamo confrontarci con un altro settore. Dunque, non entro troppo nel merito adesso. Questi sono i ricavi totali della stalla. Questi sono gli OPEX della stalla, cioè il totale dei costi operativi. Questo è il margine operativo lordo della stalla, di questa stalla. Questo 22,06% è il margine operativo sui ricavi. Intanto costituisce già un punto di riferimento. Cioè, questa azienda, nel suo contesto, dati i costi di produzione che ha, dati i ricavi complessivi che ha, riesce a produrre sufficiente valore aggiunto? Se non abbiamo un punto di riferimento di questo tipo, non possiamo dire 149.000 euro sono tanti o sono pochi? E chi lo sa? Il valore assoluto non è un riferimento. Il valore di riferimento è questo, e cioè è una percentuale, margine operativo su ricavi maggiorati o diciamo più o meno la variazione di magazzino. 22,06% è tanto o è poco? È poco? È buono? Ok. Vi faccio vedere un'altra cosa. Questa azienda ha avuto un utile, non azienda, scusate, la stalla, ha avuto un utile del 16%.
sui ricavi. Quante sono le aziende non zootecniche, ma le aziende in generale che hanno un utile del 16% sui ricavi? Ad un amministratore delegato che riesce ad avere, diciamo, qualcuno mi smentisca se non è vero, ad un amministratore delegato che riesca ad avere un margine operativo che viene definito double digit, a due cifre, di solito gli danno una pacca sulla spalla e gli dicono bel lavoro. Chi arriva al 15% gli danno un encomio. All'amministratore delegato di qualsiasi azienda che riesce a portare un margine operativo del 22% sui ricavi, è molto probabile che gli diano un premio e gli pagano le vacanze, perché vuol dire che ha lavorato bene. Per darvi un ordine di grandezza, il bilancio della Ferrari, quest'anno, se avete letto sui giornali, si è chiuso con un utile del 20,5%, sbaglio la virgola, non il numero, sui ricavi. Si chiama Ferrari. Questa è un'azienda di vacche da latte. Per cui, qual è il mio obiettivo? Cioè, è chiaro che in tutta questa roba c'entra il prezzo di vendita, pacifico. Ma qual è quello a cui io realisticamente posso tendere? E una volta che ho i miei dati, se non ci arrivo, mi devo chiedere perché non ci arrivo. Chiaramente può essere legato al prezzo del latte, può essere legato alla qualità del latte, ma può anche essere legato alla struttura dei costi. In questo caso la struttura OPEX, per cui i costi operativi quotidiani di questa azienda, sono 38,7. Questo vuol dire che questa azienda ha un break even della gestione caratteristica, e cioè OPEX, di 28,3. E ha un break even totale, comprensivi anche i mutui, di 30,8. Vuol dire che riesce a reggere un prezzo base del latte, più qualità e più IVA, di 30,8. Non è che è venuto questi numeri, non è che vengono fuori a caso. Ci sono delle aziende che qua hanno scritto 45, altre che hanno scritto 35. Dipende dal lavoro che è stato fatto su ognuna di queste voci. Ma se queste voci sono sconosciute al titolare dell'azienda, come si fa a migliorarle? Impossibile. Se non le sai, le migliori per caso, le migliori, no, non per caso adesso per carità, le migliori perché ti pare giusto fare in quel modo lì, ma vai a tentoni, vai una volta a destra, una volta a sinistra, una volta indietro, una volta avanti. Per cui sostanzialmente chiaro, questo bilancio, scusate, si riferisce all'anno 2018, per cui diciamo latte venduto ad una latteria normale, per cui 441,8 compresa IVA vuol dire 38 più IVA, per cui prezzo normale per l'anno scorso, insomma. Dunque, se uno non possiede questi numeri, o analoghi per carità, non è che noi abbiamo inventato niente, il conto economico l'ha inventato tal Pacioli nel 1500, per cui non abbiamo certamente il copyright. La differenza sta nell'organizzare i numeri perché parlino, perché dicano qualcosa. Se i numeri non parlano, come fai a lavorarli? È come dire, diciamo, scalando in un argomento tecnico. Se io non so che la mia qualità, la percentuale di grasso che ho è al 3,50 e sono convinto che vada bene, come faccio a migliorarla? Non farò niente per migliorarla. Allo stesso modo la fertilità,
Cioè, se io uso 5 dosi per ingravidare una vacca, adesso la faccio semplice semplice, ma non ho quel numero lì, non ho coscienza di quel numero, mai andrò a migliorarlo. Come faccio a prendere coscienza di questa cosa? Io volevo fare una domanda, Arrigo. Ne metto un'altra così okay. Almeno... Sì, no, tanto che c'è il cambio tecnico, perché le ha portate all'ultimo momento le diapositive, diciamo la verità. E cioè, dalla tua esperienza, Arrigo, no? Tanto mi ascolti, ma c'è una correlazione, per questo io lo sento a volte, no? Tra il fatturato e il profitto, o meglio, l'utile d'esercizio. Cioè, se io ho un'azienda che fa 40 litri di media, per dire che è un po' la frontiera o diciamo la nuova possibilità che sta offrendo, che la genetica e la gestione ci sta offrendo, perché i 40 litri di media in questa fiera 3 anni fa sembrava una follia, adesso è difficile ma è raggiungibile, molte aziende si sono posizionate lì, ma quelle aziende lì necessariamente guadagnano di più di una che fa 30 litri di media, Arrigo? No, non esiste alcun tipo di relazione automatica tra la produttività e il guadagno, è una pia illusione. Tutti noi siamo convinti, perché ce lo portiamo dietro da sempre, che quando sei a 30 litri è meglio essere a 31 di media, quando sei a 31 devi lavorare per 32, quando sei a 32 devi lavorare a 33, ma è un'illusione, anzi non è un'illusione, è proprio fuorviante. Perché il punto di ogni imprenditore non è quello di produrre più scarpe per ogni ora lavorata, è quello di guadagnare per ogni paio di scarpe che fai. Cioè, è proprio una roba totalmente diversa. Dall'analisi dei dati delle aziende che abbiamo elaborato per creare dei benchmark, e adesso ci arriviamo, vengono fuori delle robe che sono... terribili, delle differenze esagerate. Abbiamo messo a confronto, c'è un grafico, ma più il tempo che perdo farvelo vedere che ve lo spiego meglio, c'è un grafico che mette in relazione il livello di produttività con i costi di gli OPEX, i costi di produzione operativi, per cui sono indipendenti dal valore di mercato del latte, è proprio una questione di costo di produzione, e il costo di produzione è un elemento che sta totalmente nelle decisioni del titolare dell'azienda. Chiaro che poi quando va a comprare la soia la compra al prezzo di mercato, non è che la compra al prezzo che vuole lui, però se tutti quanti sono sullo stesso mercato nello stesso momento e c'è chi ha un OPEX di 35 centesimi al litro e chi ce l'ha di 45, dipende da una certa serie di fattori che sono indipendenti dal mercato, perché tutti quanti sono nel mercato nello stesso momento, per cui non occorre di un'analisi dei propri dati messi a confronto, per cui faccio il passo successivo, messi a confronto con i propri colleghi e chiamiamoli anche competitori, perché sarà mica simpatico, ma in parte è anche così, uno come fa a sapere dov'è posizionato? L'analisi dei dati che vi dicevo prima dimostra che non esiste una relazione tra costo di produzione a litro di latte e produttività per singolo capo. Non è detto che l'azienda che produce 40 litri di latte abbia un costo unitario di produzione più basso dell'azienda che ne fa 30. Non c'è nessun automatismo, è un'illusione ottica nostra, è una speranza, ma non è vero, i dati non dicono questo, per cui se vogliamo basarci su dei dati, può darsi che a casa mia lo sia, può darsi che a casa tua non lo sia o lo sia, può darsi, non c'è nessuna relazione, nel senso che non c'è una relazione contraria, ma non c'è nessuna garanzia. Un allevatore di vacca da latte.
nella non è la vacca che fa differenza, ma è la produttività del fondo. Che se produttività del fondo è una questione multifattoriale. Fondo. Se il fondo produce un capo da tira latte a margine di guadagno, se non produce fattori nutrizionali, la differenza nasce lì. Il fondo è come anche considerato quella la campagna. Io ho una razza a duplice attitudine. Faccio 20 litri di latte, normalmente... però ho un mol, ma molto più alto di quello. Allora, dicevo prima che questa analisi non riguarda la campagna. Questa analisi riguarda soltanto la capacità della stalla di trasformare al prezzo di mercato quello che la campagna mette a disposizione. Al valore di mercato, per cui in questo modo, appunto per evitare questo tipo di distorsione, i rami d'azienda servono a questo, perché le due cose sono indipendenti. Vi dicevo prima, questa è un'analisi riferita ad un'azienda, è un'azienda diversa rispetto a quella di prima. È un'azienda che 164 vacche, l'anno scorso ha fatto 31 di media. Questo è un documento che viene consegnato ad ogni singola azienda che fa parte di questo, che è entrata a far parte di coloro che lavorano sui benchmark. Volevo farvi notare una cosa. Allora, questo è il totale dei ricavi in valore assoluto, questo è l'incidenza per litro di latte venduto, questa è la posizione nel rank per ogni singolo centro di ricavo e centro di costo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che cominciamo con i numeri grossi. Questa azienda ha un costo alimentare di 20, compresi i trasferimenti interni, ripeto, cioè quello che la campagna ha prodotto e gli ha venduto, ha un costo alimentare di 26,4. Se avete badato l'azienda di prima, era mi pare 27,2. Ok? Per cui l'azienda di prima spende di più per alimentazione. Aveva un OPEX di 38,7. Questa azienda, pur spendendo 8 millesimi meno, spende 40,5. Vuol dire che il problema, quello su cui questa azienda deve lavorare, non è in linea di principio l'alimentazione, ma sono tutta l'altra serie di costi. In questa colonna c'è una valutazione di efficienza rispetto al gruppo delle aziende partecipanti per ogni singolo centro di ricavo e centro di costo. Vedete che questa azienda, per quanto riguarda gli alimenti zootecnici, è rank 57. Fate conto che sia nei costi che nei ricavi, più alto è meglio è. Per cui se io sono rank 90, nei costi vuol dire che vado bene. Sono tra quelli che spendono meno. Per cui questa azienda è nella metà buona per i costi alimentari. Alimenti zootecnici, la suddivisione per gli alimenti zootecnici, suddivisione tra vacche e manze, non c'è. Perché? Perché nella pratica, nell'inserimento dei dati, lo si può fare soltanto per stima. Sapevo, avendo un carro con una pesa a memoria, è sì. Molto semplice la sì, cosa. Sì, sì, sì. Se uno ha i dati, li può inserire, ma normalmente è difficile spezzare quello che va alla rimonta da quello che va alle vacche. Per esempio, alla rimonta va normalmente l'avanzo delle vacche del giorno prima. Occorre dargli un valore, perché non è roba che vale zero. Per cui occorre pesarle e dargli un valore. E diciamo costituisce una parte non trascurabile dell'alimentazione del giovane bestiame.
non tante aziende hanno la possibilità di separare l'utilizzo dei prodotti interni o l'utilizzo, che ne so io, della soia o dei mangimi tra vacche e rimonta. Se le aziende hanno tutti questi dati è possibile gestirli, però volendo fare dei ragionamenti con un gruppo di aziende occorre trovare il minimo comune denominatore, e cioè degli elementi presenti, dei dati presenti in tutte le aziende per poterle poi confrontare. Perché se non puoi mettere dentro dei dati in forma omogenea, a proposito di omogeneità, per esempio, i prodotti interni vengono tutti valorizzati allo stesso prezzo che noi suggeriamo. La manodopera familiare viene tutta valutata allo stesso prezzo che noi suggeriamo, in modo che i dati interni almeno non siano una stima, e uno la fa in un modo, uno la fa in un'altra, ma siano tutti uguali. Quello che viene acquistato all'esterno è fattura, e su lì non ci piove. Volevo aggiungere questo: in questa azienda, per esempio, si spende 1,04 centesimi di lettime, una sciocchezza, no? Lettime, cosa vuoi che sia? Questa azienda è rank 22. Vuol dire che a occhio, ma perché sono i dati, questa azienda spende, diciamo, si avvicina ad avere 1 centesimo di troppo di costo della paglia. Questa cosa gli può indurre dei trattamenti, e cioè: mi va bene, nella mia stalla deve essere per forza così, è possibile che debba mettere dei materassini, e se metto dei materassini con cosa pago? Posso pagarli con tutto o con una parte di questo risparmio? In modo che strutturalmente il mio costo di produzione si abbassi? Per cui ognuno di queste voci è una voce su cui scarabocchiare, scrivere, ipotizzare cosa posso fare. Per cui entriamo nel campo del quindi. Dopo che ho questi dati, cosa faccio? Fermati un attimo. Volevo, in modo che così inneschiamo un attimino un po' un dialogo, però volevo sentire un attimo da Santuari, che è il direttore appunto di Cosapam, perché un centro genetico che opera in Italia, ovviamente un centro straniero che opera in Italia, ha trovato interesse, perché in genere io vedo molto del dialogo che noi facciamo nel nostro paese è sulle performance tecniche, ce l'abbiamo tutti a memoria, no? Tutti sappiamo il parto concepimento, il PR, il CR, le ritenzioni di placenta, la produzione media, la qualità del latte, ce l'abbiamo tutti a mente questo. Ed è molto anche una cultura americana, no? Quella della performance tecnica, e quindi la ricerca della massima performance tecnica. Perché un centro genetico comunque che importa materiale seminale americano, quindi ha quella impostazione, ha pensato che forse è bene fare un focus in Italia almeno sulla gestione del conto economico? Questa cosa che mi ha incuriosito, per cui l'abbiamo invitato, anche se non c'entrerebbe nulla, no? In questo senso. Ma allora, buongiorno a tutti intanto. Cosapam è una cooperativa di allevatori, in realtà, di agricoltori e allevatori, e ha, se riusciamo lo vediamo dopo, ha nel suo statuto il fatto di migliorare la qualità delle performance aziendali tramite la genetica e tramite il perfezionamento della gestione. Ci siamo resi conto che da alcuni anni riusciamo a prelevare i dati dalle varie aziende, analizzarli e vedere le performance delle aziende,
quindi migliore tasso di concepimento della prima lattazione, migliore può essere la performance economica, ma il problema sta proprio in quel può essere. Ci siamo resi conto che non è sufficiente migliorare quelli che sono tutte le performance riproduttive di un allevamento bovino, non è sufficiente migliorare la genetica, anche se la genetica oggi, anche grazie ai dati proprio che vengono dai software di gestione, riusciamo a valutare un impatto in minor costi di gestione dell'animale, ma ci siamo resi conto che questa cosa qui non è sufficiente. Alla fine tutti i nostri soci, tutti i nostri clienti sul territorio italiano, che sono più di 2500, sono degli imprenditori, quindi hanno bisogno di sapere se le loro scelte sono efficienti e quale impatto economico hanno a conclusione dell'anno fiscale, direi. Io vengo da altri settori, vengo dalla consulenza aziendale e la gestione delle risorse umane, e ho notato questo vuoto, e in qualità di direttore della cooperativa ho posto il tema sul tavolo. Allontanandomi quindi dal core business, piano piano a vari passi siamo arrivati a dire ok, qui c'è bisogno di fare consulenza e analisi delle informazioni economiche e finanziarie delle aziende per aiutarle a migliorare. Allontanandoci dal core business ci siamo anche resi conto che risorse umane e risorse all'interno di COSAPA non erano sufficienti, non avevano le competenze adatte per svolgere questo lavoro. Abbiamo fatto delle analisi di mercato e siamo giunti a fare un consulting. Vedremo dopo, i nostri soci hanno provato il software, sono stati affiancati da fare un consulting per oltre un anno e mezzo e i risultati sono notevoli. Il punto è che in Italia probabilmente le grandi aziende già fanno conti economici, già hanno una contabilità, già riescono a valutare l'impatto di scelte d'acquisto, ma l'azienda medio-piccola italiana, l'azienda agricola medio-piccola italiana, questo strumento non ce l'ha. E in più, proprio lo dico da consulente quasi delle aziende, il mercato del latte è molto particolare, perché un imprenditore normalmente può agire su parecchie leve, la quantità di prodotto, la qualità del prodotto, la struttura dei costi e in particolare il prezzo di vendita, che può essere di solito modificato in funzione della qualità del prodotto o di altri fattori. Nel mercato del latte, fino a un certo punto, possiamo dire, il prezzo del latte è imposto. Quindi si deve lavorare sulla struttura dei costi. Ecco che allora diciamo che lo strumento che Farm Consulting mette a disposizione, se utilizzato nel modo adatto e corretto, davvero può dare una sorta di cruscotto, indicazione puntuale per l'allevamento bovino di dove si sta andando e come si sta andando, come d'altra parte in tutte le aziende. Io invece vorrei, se posso continuare, fare una domanda ad Arrigo Milanesi di Farm Consulting. Quando io vedo un rank basato sui costi, come quello che abbiamo qui, mi chiedo sempre se il maggiore risparmio poi porta effettivamente a un beneficio nell'azienda. Mi riferisco sia al costo del materiale seminale che vedo qua, ma non solo. Adesso il microfono, ma non solo, anche al costo degli alimenti. È vero che presumo che a un certo punto una qualità di alimento superiore possa dare delle performance superiori, però questa è una domanda che faccio a te. Non c'è nessuna, anche in questo caso non c'è una relazione. E mi spiego meglio. Il punto è quello di migliorare il guadagno, ma migliorare il profitto non lo si ottiene soltanto abbassando dei costi, lo si ottiene rendendo più efficiente l'attività. Per cui, nella pratica, cosa vuol dire?
la prendo al contrario. Noi spesso siamo convinti che questo prodotto costa di più, uguale vale di più. Sappiamo tutti che non è vero, ma nonostante questo ognuno di noi si comporta con questa logica e nessuno di noi ci scappa da qua. Cioè, non è che uno può dire no perché io sono più furbo degli altri, cioè io sono tra questi, perché quando qualcuno di noi deve andare a comprare l'auto, perché non compri la Skoda e compri invece l'Audi? O ti piacerebbe, ok? Perché siamo dentro, costa di più, vale di più. Arrigo, però... Ora. Mi sentite? Sì. Arrigo, però possiamo dire che è vero che non sempre un prezzo d'acquisto superiore corrisponde a una qualità superiore. Ma può esistere una correlazione. Non è sempre vero, non possiamo dire che non è vero. Perché quello che può venire fuori da qua è dire, ok, io... Per esempio, faccio riferimento alla genetica, dico io non sfrutto, non compro genetica, utilizzo un riproduttore interno, avrò il primo anno un beneficio, quindi a breve termine avrò un beneficio, non avrò l'incidenza dei 6 millesimi, ma poi negli anni successivi probabilmente mi ritroverò degli animali meno performanti e magari aumenteranno i costi sanitari degli animali, come potrebbero diminuire poi le produzioni pro capite degli animali. Quindi è interessantissimo lo strumento, ma come tutti i cruscotti di gestione aziendale vanno utilizzati con grano salis. Certamente. Punto è che su ogni voce, se uno la approccia volendola minimizzare, è chiaro che qua puoi anche arrivare, neanche con tanta difficoltà, a 40 centesimi per 15 giorni. Cioè, anziché comprare la soia, compri il girasole, l'hai già fatta, no? Occorre vedere se poi le vacche ti danno ragione in questa scelta. Per cui, la prospettiva, secondo me, è quella di ottimizzare le scelte, trovando tutti i pertugi possibili per renderle il più efficiente possibile. Allora io non considero che ognuno di questa voce lo racconto con un'esperienza. Ho frequentato e frequento tuttora una certa azienda che aveva il costo di farmaci più basso in assoluto che io ho mai visto. Era una roba veramente straordinariamente bassa. Cioè, era impossibile paragonarlo, ma non c'era niente di sbagliato. Il punto è che in questa azienda c'era un certo livello di distorsione sull'obiettivo. L'obiettivo di un'azienda non è quello di segnare il record per una voce. L'obiettivo di un'azienda è quello di avere dei costi di produzione bassi, perché alla fine meno spesa in una certa serie di voci vuol anche dire meno investimento. Per cui il ragionamento successivo è: devi avere questi dati per sapere tu come sei messo. Passo secondo, devi poterti confrontare con gli altri per vedere, ok, ma il mio dato rispetto agli altri come si pone? Io gioco a tennis, dentro di me sono anche convinto che faccio gli stessi tiri che fa Federer, ma ci credo davvero, non è che racconto una... Il problema è che se non mi confronto, cioè quello là ha vinto qualcosina di più, no? Ma se non mi confronto con qualcun altro, io posso continuare a pensare per tutta la vita di essere al livello massimo raggiungibile da qualsiasi uomo, no? L'esperienza di una delle aziende che ha utilizzato questi dati, ma soprattutto questo confronto, è stata la seguente.
un'azienda molto buona, ben organizzata, molto bene, che teneva un proprio conto economico con una modalità diversa da diversi anni, per cui sui dati li aveva. Il problema che lui aveva manifestato è: se io però non mi confronto con gli altri, io continuo a fare la gara su me stesso, per cui io ho questa struttura di costi che per me va bene, mi confronto me con l'anno scorso, ma è giusto o è sbagliato? Vi ricordate qualche anno fa quando Briatore raccontava alla fine dell'anno, credo che lavorasse per la Renault forse, diceva alla fine dell'anno: noi abbiamo scelto come benchmark di inizio anno la Ferrari perché era quella che nelle prove andava meglio di tutte. E dice: se io valuto le mie performance di fine anno rispetto alla Ferrari, noi abbiamo fatto un anno straordinario, peccato che ha vinto la Red Bull, per cui sbagliato il benchmark, sbagliato il confronto. Se non hai un confronto dei tuoi dati, li confronti continuamente con te stesso e continui a ritenere normali magari le tue strutture. Nella pratica, questa azienda aveva un costo alimentare strutturale superiore ai 30 centesimi a litro, ma non lo sapeva. Cioè, meglio, lo sapeva, ma diceva: ma adesso vi dico un caso che è un po' eclatante, ma lo sapeva, ma se non si confronta con un altro è come non saperlo. Quando ha visto i suoi dati e dice: cazzo, rank 5 no, per cui a quel punto lì, essendo un eccellente imprenditore, ha cominciato a dire: e dunque? A me quel dato lì non mi piace, per cui se mi confronto con gli altri e gli altri mediamente stanno da un'altra parte, e vuol dire che continuare a confrontarmi con me stesso non mi porta da nessuna parte. Devo mettermi a confronto con gli altri perché i risultati degli altri mi devono indicare dove io posso potenzialmente arrivare. Cosa che ha fatto. Perché poi quando uno ha questi dati non riesce a star fermo. Se è un imprenditore non riesce a star fermo, perché si deve muovere per forza. Non ho mai visto uno che a conoscenza dei propri dati sta fermo. Cioè, se vai dal dottore e ti dice: c'hai la pressione a 200, non è che tu vai a casa e dici: cazzo me ne frega. Cioè, vai a casa e cominci a dire: oh, aspetta un attimo, va. Volevo dare una mia opinione rapidamente su questa osservazione interessante, perché vi ricordo il motivo, poi l'avete visto su internet eccetera, sulle nostre pagine, perché abbiamo organizzato questi workshop qui e in questo modo, perché vorremmo cercare di capire in questa fiera, se voi guardate tutti gli 11 workshop hanno un filo conduttore. Voi sapete che tutto il mondo sta sterzando adesso, al di là delle opinioni che uno può avere in senso generale, però il dovere di cambiare alcune regole dell'economia, lo vedete, sta avvenendo, no? Cioè, questa che chiamano adesso la Green New Deal, non è un movimento, perché è trasversale, è sinistra e destra, non c'è un colore politico, è una nuova economia che si sta affondando e costruendo su alcuni aspetti di sostenibilità, di biosicurezza. Questo, al di là di tutto, è evidentemente il passaggio. Ma per fare questo passaggio uno c'ha due strade davanti: o continua a fare convegni internazionali, dovremmo ridurre gli antibiotici, dobbiamo ridurre le emissioni di CO2, dobbiamo ridurre le escrezioni, quindi continuiamo a fare convegni di desiderata, oppure cominciamo a fare qualcosa, perché il cittadino è pronto oggi a intervenire su questo cambiamento. Vi faccio questa premessa perché alla domanda di Santuari c'è anche l'altra risposta, c'è la risposta tecnica. Noi abbiamo ormai le conoscenze di quella che si chiama... la nutrizione di precisione, cioè il fatto, noi fino adesso non le abbiamo mai applicate perché non è servito. Cioè, l'alimentazione di precisione che cos'è? Dare il minima quantità di nutrienti salvaguardando le performance.
è un modello matematico che è stato inventato circa 30 anni fa, non è niente di nuovo. Non l'abbiamo mai applicato perché non è mai servito. Per abbassare il costo dell'alimentazione bisogna applicare la nutrizione di precisione, cioè evitare di sprecare inutilmente tanti di quei nutrienti che l'abbiamo fatto, ma non per ignoranza, perché non serviva. Nessuno ce l'ha mai chiesto questo. Ma questo lo dico anche, un workshop di oggi sarà sull'antibiotico resistenza, che ha ovviamente un'altra motivazione, no? Che è ridurre la quantità di antibiotici. Ma gli antibiotici non mi sembra, non so, ma che li regalano le farmacie. Quindi ridurre l'uso dei farmaci e gli antibiotici andrà a essere monitorato da una voce ben precisa del conto economico. Lo stesso vale per tutta una serie di altre attività, lo stesso vale anche per Arrigo faceva il lettime, cosa vuoi mai il lettime? Ma il mare è fatto di gocce, cioè quel centesimo lì sta in un salvadanaio. Però io adesso vorrei fermarmi qui perché purtroppo stiamo sforando e vorrei vedere, sapere da voi qualche riflessione, qualche considerazione, se vi va. Io sono un'allevatrice di Cremona, io faccio solo un'autocritica, cioè è vero quello che avete detto, l'agricoltura per anni è stata lasciata, diciamo, in un limbo, cioè lo Stato stesso diceva tu mi paghi le tasse sulla tua terra e poi fai quel che vuoi, ti lascio fare, spesso arrivavano aiuti a pioggia, cioè abbiamo visto tutte queste cose. Adesso noi ci dobbiamo preparare una nuova sfida, non sappiamo la PAC che fine farà, quindi la sfida è vedere quel conto economico senza i contributi PAC, perché su quelli io non so fino a quanto potremo contare. Quindi io dico, gli allevatori si devono svegliare, devono iniziare a masticare questi dati, è difficile perché il lavoro dell'agricoltore, dell'allevatore, poi come lo facciamo in Italia, è in stalla, in campagna, c'è di tutto e di più. Però io dico, dove l'allevatore non arriva, arrivano dei bravi consulenti. Dobbiamo imparare anche a scegliere le persone che ci danno i buoni consigli. Poi il conto economico è il risultato di quanto bravi siamo in azienda e da quanto ci aiutano a diventare bravi. E diciamo che è una situazione così, siamo in ritardo, ma proprio per una questione strutturale dell'Italia e di come ci hanno voluto educare. Io ci metto anche le nostre sindacali che ci hanno detto voi fate il vostro lavoro, ci pensiamo noi a tutto, vi facciamo i servizi, sbrighiamo tutte le cose burocratiche, però quelle diciamo che sono meno importanti di questo, quindi noi ci affanniamo a presentare la domanda PAC, a presentare i nitrati, ad essere a posto, a non avere sanzioni, eccetera, e perdiamo veramente di vista quello che è l'obiettivo per il quale bisogna dedicare tempo e anche un po' di studio. Io ho l'esperienza europea, in Italia ho preso le redini della European Dairy Farmer, che è un'associazione volontaria di allevatori europei, però vi dico che per trovare 10 aziende che servono per entrare nel confronto europeo abbiamo sudato 7 camicie, quindi confermo e faccio un'autocritica, dico gli allevatori si devono svegliare, perché tra un po' se la PAC non ci sarà più dobbiamo reggerci con le nostre gambe se vogliamo andare avanti, altrimenti faremo una brutta fine, insomma, io sono anche abbastanza realista in questo. Grazie della sua testimonianza importante. Se non c'è, ok, io in genere metto il Tyrannosaurus Rex, ma va bene anche lui, Sì, va bene. Io portavo la testimonianza dei nostri soci, ma sostanzialmente è positiva, questo ve lo posso dire. Quello che dice qui Arrigo con la sua ultima slide credo che sia assolutamente vero. Vale per tutte le imprese, comprese le vostre. Grazie a tutti.